In questa lezione vediamo l'esercizio numero 9 del mio eserciziario di fisica 1. Allora, in questo esercizio, questo diciamo che è un esercizio simile, del tutto simile a quelli fatti in precedenza, però c'ha il terzo punto è una cosa un po' particolare e voglio soffermarmi proprio sul terzo punto. Quindi faremo anche i primi due, però visto che sono molto simili a quelli già visti, andrò abbastanza velocemente. Allora, la traccia qual è? Abbiamo due automobili che vengono l'una verso l'altra, cioè abbiamo l'automobile A che va verso destra, l'automobile B che va verso sinistra. Ora, l'automobile A ha una velocità pari a 25 metri al secondo, mentre l'automobile B ha una velocità pari a 30 metri al secondo. Ora, la distanza iniziale, cioè al tempo t uguale a 0, che c'è tra le due automobili, è pari a d uguale a 600 metri. Cioè l'automobile A si trova, l'automobile B si trova ad una distanza di 600 metri dall'automobile A. Questo nell'istante iniziale. Ovviamente supponiamo di mettere il nostro sistema di riferimento nell'automobile A. Cioè qui, questo è il nostro sistema di riferimento x uguale a 0, x0 uguale a 0, sostanzialmente. Quindi la posizione 0 sarebbe il punto in cui si trova l'automobile A all'inizio. E quindi questa distanza qui è 600 metri, e quindi questa x è uguale a 600, ovviamente. Ok, ora il primo punto è abbastanza semplice, ci chiede come al solito di calcolare l'istante in cui le due auto si incontrano, cioè il tempo in cui le posizioni delle due auto sono uguali. Come al solito, come si fa? Esiste, vi rimando agli esercizi precedenti, esiste un tempo T1 tale che se le due auto si incontrano significa che le loro posizioni calcolate nell'istante di tempo considerato devono coincidere. XB di T1. Ora, XA di T1 a quanto è uguale? Allora, XA. Anzi, scriviamolo direttamente. Lo facciamo prima. Allora, questo dovremmo scrivere x con 0 di A, che sarebbe 0, più l'auto si sta muovendo verso destra, quindi sta aumentando la sua posizione, quindi la sua funzione della posizione è crescente e quindi la velocità è positiva. Quindi scusate, quindi V con A per T1. V con A è 25, quindi 25 T1 uguale a che cosa? Allora, XB di T1 a quanto è uguale? X con 0 che è 600 meno V di B, quindi 30 per T1. Perché ho messo il meno? Come al solito, qui l'auto B sta andando verso sinistra, quindi la sua posizione rispetto al sistema di riferimento che ho preso io sta diminuendo, quindi la funzione è decrescente, quindi la velocità è negativa. Quindi questo cosa Da questa cosa qui cosa ci viene fuori? Il 30 lo portiamo dall'altra parte, quindi viene 45 T1 uguale 600, e quindi T1 è uguale a che cosa? 600 diviso 45, che è uguale a che cosa? Lo faccio alla calcolatrice. 600 diviso 45 vi viene 13,33 secondi. E questa è la nostra risposta, cioè dopo 13,33 secondi le due auto si incontrano. Ora, l'altro punto, che anche adesso è abbastanza banale, ci dice in quale posizione il secondo punto vi chiede di calcolare in quale posizione le due auto si incontrano, posizione rispetto alla posizione iniziale x uguale a 0. Quindi, in quale posizione, per esempio, si incontrano qui, noi vogliamo conoscere questa distanza qui, cioè la distanza tra il punto in cui si trovano e si incontrano e il punto in cui si trovava l'auto A, che sarebbe il nostro x uguale a 0. Ok, quindi basta calcolare banalmente la xA di t1 oppure la xB di t1, è la stessa cosa. Questo è più facile, quindi sarebbe 25 per t1, che è proprio 13,33 secondi. E questo cosa ci dà? Ci viene fuori che il punto in cui si trovano è 333,33 metri. Quindi a 333 metri circa le due auto si incontrano. Ora arriva il punto interessante. Allora, il punto interessante è il terzo per
per la precisione. E in questo punto cosa ci dice? Ci dice di calcolare in quali istanti di tempo le due auto si trovano ad una distanza d pari a 140 metri. D uguale a 140 metri. Cioè, in quali istanti di tempo queste due auto si trovano ad una distanza l'una dall'altra pari a 140 metri? Attenzione, ecco il punto particolare. Perché ho detto in quali istanti di tempo? Quindi al plurale. Perché non esiste un solo istante di tempo, ma ne esistono due. Quindi esistono due istanti di tempo. Quindi esisterà un tempo T2 e un tempo T3. Perché? Perché esistono due istanti di tempo e non uno solo? Allora, ritorniamo al disegno sotto, qui. Anzi, facciamone uno nuovo. Allora, questa è la nostra linea. Questa è l'auto A. E questa è l'auto B. Ora, che cosa succede? Allora, prima che le due auto si incontrino, che cosa accade? Accade che, per esempio, l'auto A si trova qui, l'auto B si trova qui, e questa distanza è 140 metri, che è quella che ci serve. E questa cosa succede ad un certo istante. E questo è il primo istante che chiamiamo T2. Ora però, che cosa può succedere? Dopo l'incontro, cioè dopo che le due auto si incontrano in un punto, l'auto A si troverà per esempio qui, mentre l'auto B si troverà qui, per esempio. Sto facendo un esempio. Cioè la cosa importante è che ad un certo punto, dopo che le due auto si incontrano, l'auto B si trova più a sinistra rispetto all'auto A, cioè l'auto A ha superato l'auto B. E questa distanza è di nuovo 140 metri. E quindi questo ci darà il tempo T3. Quindi ne esistono due te tempi. Perché? Perché nel primo tempo, nel primo istante di tempo, l'auto è vero che si trova a 140 metri di distanza, ma l'auto A non ha superato l'auto B. Cioè l'auto A si trova a sinistra rispetto all'auto B. Viceversa, quando l'auto A supera l'auto B, cioè l'auto A si trova a destra rispetto all'auto B, allora si ripete la situazione dei 140 metri. Perché cosa succede? Nel momento in cui si ha la prima situazione, questa qui, si hanno i 140 metri, poi man mano che si avvicinano la distanza diminuisce fino ad arrivare a zero, cioè il punto di incontro delle due auto. Poi cosa succede? L'auto A supera l'auto B. L'auto B va verso sinistra, l'auto A va verso destra e quindi di nuovo si ritrovano nella posizione di 140 metri di distanza. Però in questo caso si ha che l'auto B è a sinistra rispetto all'auto A, mentre nel caso precedente l'auto A sta a sinistra rispetto all'auto B. Mentre nel caso di prima, appunto, l'auto A è a destra rispetto all'auto B, come vedete nel disegno. Quindi gli istanti di tempo sono due. Ora, a livello di ragionamento fisico, come si traducono queste due situazioni? Allora, vediamo la situazione 1. La situazione 1 si ha prima dell'incontro, quindi quando l'auto A si trova a sinistra di B, in pratica. Cioè l'auto B è a destra rispetto ad A. Ok, come si traduce questa situazione? Allora, esiste un tempo T2 tale che praticamente la differenza di posizione deve essere pari alla distanza, cioè deve essere pari a 140. Però state bene attenti. State bene attenti. Allora, quando A si trova a sinistra rispetto a B, cioè prima dell'incontro delle due auto, che cosa succede? Che la posizione di A, vedete? La posizione di A è più piccola rispetto alla posizione di B, sempre rispetto alla posizione 0 che è questa. E quindi questo cosa implica? Implica che se noi facciamo la differenza tra la posizione di A e la posizione di B, questa differenza ci verrà negativa. In particolare, ci deve venire fuori meno 140 metri. Perché, vi ripeto, se voi fate xA meno xB in un certo istante di tempo, questa non può essere 140 metri nel primo caso, ma deve essere meno 140 metri, perché
Questa differenza è negativa in quanto la posizione di B è più grande rispetto alla posizione di A. Ovviamente nulla ci vieta di fare XB meno XA e in questo caso avrete 140 metri. È la stessa cosa. Facciamo XB di T2 meno XA di T2 uguale a 140. Cioè dovete essere coerenti. Cioè, se voi fate la posizione più grande meno quella più piccola, come in questo caso di T2, allora la distanza dovete metterla, i 140 metri dovete metterli positivi. Se voi fate invece XA meno XB e XA è più piccolo di XB, dovete fare meno 140 metri. Ok, detto questo, svolgiamo i calcoli. Allora, XB al tempo T2 a che cosa è uguale? Allora, X con 0 che era 600. Meno la velocità di B quant'è? La velocità di B è 30, quindi meno 30 T2, poi meno allora, XA al tempo T2 sarebbe V con A per T2, quindi perché X con 0 è 0, quindi V con A che sarebbe appunto 25 T2 uguale a 140. Ok. Ora, fate le dovute cose. Allora, meno 30 meno 25 fa meno 55. Portato dall'altra parte, vi viene 55 T2 uguale. Questo lo lasciate da questa parte, 600. E quindi cosa vi viene? 600, 140 portato dall'altra parte. E quindi viene 600 meno 140 che fa 460 in pratica. Ok, quindi dovete fare 460 diviso 55 vi viene 8,36 secondi. T2 uguale a 8,36 secondi. Quindi, per il primo caso, cioè il caso in cui le auto ancora non si sono incontrate, dopo 8,35 secondi, queste due auto si trovano a una distanza di 140 metri l'una dall'altra. Come vedete, il risultato è coerente. Perché? Perché le due auto si incontrano dopo 13,33 secondi. Noi stiamo facendo il caso di prima dell'incontro. Quindi deve per forza venire un tempo inferiore al tempo che impiegano ad incontrarsi, banalmente. Infatti, 13,33 secondi è più grande rispetto a 8,35 secondi. Se ci veniva un tempo maggiore di 13,33 secondi, avevamo sbagliato. Ora, invece, nel secondo caso, che è quello che andremo ad analizzare adesso, cioè dopo l'incontro delle due auto, il tempo deve venire necessariamente più grande rispetto al tempo di incontro, altrimenti abbiamo sbagliato. Allora, inseriamo una nuova pagina. Allora, in questo caso invece, che cosa succede? Che allora, dobbiamo calcolare T3, quindi esiste T3 tale che. Allora, state ben attenti qui. Allora, il caso 2 è questo, cioè il caso in cui A si trova a destra rispetto a B, quindi dopo l'incontro, cioè A ha superato B in pratica. Allora, in questo caso cosa succede? Che la posizione di XB rispetto a quella di X di A, diciamo, è più piccola. Cioè, in questo caso sia che XB è sicuramente minore di XA, perché l'auto A ha superato l'auto B rispetto al punto di partenza, cioè ha percorso più metri. E quindi cosa succede? Che se volete inserire 140 metri positivo, dovete fare questa volta XA di T3 meno XB di T3 e questo è uguale a 140. Questo perché? Perché la posizione di A questa volta è più grande rispetto alla posizione di B, è invertito rispetto a prima. Ovviamente potete fare XB meno XA, però qui dovete mettere meno 140 metri. Ok, svolgiamolo. Allora, come al solito, XA a quanto è uguale? Allora, la velocità di A coincide con 25, quindi 25 T2 meno. Allora, la posizione iniziale X con 0 di B sarebbe sempre 600. XB, come al solito, la posizione di XB, come al solito, visto che XB si muove comunque sempre verso sinistra, qui sarà meno. Quindi meno V di B per T3, V di B è 30 per T3 uguale a 140.
Allora, quindi viene 25 T2 meno 600, qui viene cambiato di segno, quindi più 30 T3, qui è T3, scusate, T3, uguale a 140. Portate il 600 dall'altra parte e quindi viene 25 più 30 fa 55 T3, uguale a 600 più 140 fa 740. E quindi T3 banalmente uguale a 740 diviso 55. Fate sempre i controlli dimensionali, ma in questo caso ovviamente sono giusti. Allora viene 740 diviso 55 e magicamente vi viene 13,45 secondi. Vediamo un attimo. Allora, un attimo che c'è qualcosa che non mi convince, perché è vero che dov'è? Il tempo viene maggiore, però viene troppo poco maggiore. Cioè, praticamente pochi istanti dopo sono già a 140 metri, mi sembra strano. Allora, sicuramente ho sbagliato qui. Perché? Ecco, esatto, ho sbagliato. Perché? Se voi portate dall'altra parte il 30, vi viene 55, non 45. Quindi qui è 55. Scusate, ovviamente è un errore di distrazione. Come vedete, ve ne accorgete subito che è sbagliato. Non può essere 13,33, ma deve essere più piccolo. Perché non è possibile che subito dopo l'incontro delle due auto, le due auto si trovano subito a 140 metri di distanza. Non è possibile. Infatti, se voi fate 600 diviso 55 vi viene appunto 10, vi viene 10,91 secondi. E come vedete, quadra, perché i tempi sono 8,35, 10,91 e 13,45. Quindi dopo 10,91 secondi le due auto si incontrano. Prima dell'incontro, cioè a 8,35 secondi, le due auto si trovano a 140 metri. Poi appunto, dopo 10,91 secondi si trovano ad una distanza l'una dall'altra di 0 e poi dopo 13,45 secondi le due auto si trovano di nuovo a si trovano di nuovo a 140 metri di distanza l'uno dall'altro. Ok. Un'ultima cosa, vediamo un attimo se c'è qualcos'altro da aggiungere. Allora, 700, 13,45. Quindi, allora 13,45, ok. Penso di aver fatto giusto a livello di calcoli. Se ho fatto qualche errore di distrazione, ovviamente scrivetelo nei commenti. Come vedete, anch'io ho fatto un errore di distrazione, però andando avanti nell'esercizio me ne sono accorto perché non mi quadrava. Voi dovete sempre controllare a livello anche numerico se il risultato è coerente. Poi ovviamente dovete fare anche i controlli dimensionali, eccetera, eccetera. Questo esercizio era un po' diverso perché c'era questo ragionamento da fare con i due istanti di tempo. Perché appunto ci sono tre situazioni: prima dell'incontro, nell'incontro e dopo l'incontro. Cioè istanti di tempo prima dell'incontro, istanti di tempo dell'incontro e istanti di tempo dopo l'incontro, e succedono ovviamente due tre cose. Cioè prima dell'incontro si ha una situazione in cui le auto si trovano a una distanza di 140 metri, poi durante l'incontro, nell'incontro diciamo le due auto si trovano a una distanza di 0 e poi di nuovo a 140 metri l'una dall'altra. Quindi dovevate fare il ragionamento di questo tipo. Questi esercizi vi servono per farvi comprendere che ovviamente voi sull'esercizio dovete sempre ragionarci, quindi vedere al di là dell'esercizio e capire a livello reale, nella realtà, cosa sta succedendo, cosa può, diciamo, succedere. Ci vediamo nel prossimo video.